Buon pomeriggio e benvenuti al campo sportivo della Samagor. Stanno per affrontarsi le due squadre che sono già schierate al centro del campo per una partita di campionato valida per la primavera, girone C tra Latina e Avellino. Punizione battuta in questo momento da parte di Volski, colpo di testa di Casai completamente fuori tempo e fuori misura, e poi c'è questo tiro in porta che termina sul palo. Clamorosa conclusione da parte di Chris Cuolo, prova adesso a scappar via Ventola che crossa al centro, un pallone che diventa interessante per Caggiano che colpisce male. Milani che lascia giustamente, saggiamente il pallone terminare nel fallo laterale già battuto. Attenzione intanto a questo pallonetto prodotto dal numero 8 Barone, non è finita, è Latina che si rende molto molto pericoloso. Latina che adesso con questa serie di tocchi cerca di sfondare, attenzione intanto a questo inserimento, il tiro in porta, il gol, è arrivato il vantaggio da parte di Talamo, non ha fischiato il direttore di gara. Alto traversone, il colpo di testa, è arrivato il gol del 2-0. Latina che è riuscita dunque a centrare il proprio obiettivo direttamente da calcio d'angolo, c'è stato dunque il colpo di testa. Corre Latina adesso che può dilagare, cross al centro e c'è l'errore incredibile da parte di Talamo che era stato servito da Barone. Celli prova a proiettarsi in avanti, pesca Marseglia sulla sinistra, cross di Marsegli, elegante, intelligente il colpo di testa ancora di Talamo. E questo calcio di rigore sicuramente potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Non ci sono state proteste per la verità da parte dei difensori dell'Avellino. Tiro e fuori, incredibile errore dal dischetto di Talamo. Piazzata da Cellitti, parte Ventola, tiro a giro e il portiere se la cava seppur con qualche patema d'animo. Sono i giocatori designati. La battuta della punizione calciata in maniera impeccabile da Volski che ha colpito il palo interno e poi nessuno dei suoi compagni di squadra è riuscito a ribadire in rete, tiro che non si è infilato soltanto per questione di centimetri. Calcio d'angolo, battuto il colpo di testa da parte di Talamo che segna la terza rete per la sua squadra. Incornata vincente dunque di Talamo che ha scelto bene il tempo, adesso per il solito Talamo che si infila sulla destra, Talamo che cerca di vincere questo duello con il numero 6 al Corace. C'è dall'indietro per Chris Cuolo, battuta da parte di Chris Cuolo con il sinistro dal limite dell'area di rigore, trafigge inesorabilmente Bentivogli, cala il poker dunque il capitano del Latina Chris Cuolo. Sbordone aspetta che Milani si sovrapponga. Lo stesso Milani adesso va a riconquistare il pallone e a metterlo al centro dell'area di rigore. Il tocco da parte di Chris Cuolo che colpisce la parte superiore della traversa. Gioco che però ancora si sta sviluppando. Latina ha conquistato questo pallone. 1-2, non c'è fuorigioco ed è un gioco da ragazzi per Maccioni superare il portiere Bentivogli per la quinta volta. Sfila il pallone Bentivogli, rischia moltissimo Bentivogli, ha capito tutto Barone che poi ha anche messo al centro ed è un gioco davvero da ragazzi per il solito Talamo posizionato nel cuore dell'area di rigore. Fragoroso, favore nettamente del Latina, fugge intanto sulla sinistra Bagnara, esce il portiere, poi è arrivato anche il settimo gol. Adesso è davvero un festival della marcatura qui alla Samagor. Anche per il Milani è stato un buon test, soprattutto dal punto di vista fisico. Si infila intanto Barone che ha ancora energia da spendere, diagonale da parte di Barone che colpisce il palo e si è fatto anche male fra l'altro Barone. Finisce qui, finisce dunque il confronto con un rotondo successo del Latina che batte l'Avellino per 7-0, dunque sale a quota 13 punti in classifica, rimane a quota 4 l'Avellino, desolatamente ultimo. Ed è tutto dunque da Enrico Pasquali Coluzzi, un cordiale saluto e a risentirci per le prossime partite con Mondo Futsal.